Bentornati popolo di YouTube, siamo ancora qui col nostro gameplay commentato, commento analitico a full throttle con Cristiano. Salve, ciao, salve, salve. Ciao, siamo tornati, questo è il quarto episodio e riprendiamo Ben che deve appunto saltare questo ponte distrutto e deve trovare un modo di per farlo. Come abbiamo visto, ha visto questo cartello con il tizio che aveva già fatto questa impresa, quindi deve recuperare tre oggetti, quindi i classici tre oggetti da recuperare: il cuscinetto d'aria lì, l'elevatore, il turbo boost e una rampa. Sì, infatti adesso sta andando proprio a prendere il primo oggetto, che diciamo è una cosa che abbiamo visto nell'episodio precedente, quando è andato a sbandare la macchina di Nestor e Bolus. No. Sì, a proposito, volevo dire una cosa, ci siamo fraintesi nell'episodio precedente, perché riascoltandomi ho capito che avevo capito male una cosa. E sì, in effetti Riburger prima si è visto guidare la macchina da solo, quindi o la guidava lui o la guidava qualcun altro, non si è capito. Però giusto una precisazione, in effetti chi è che guida la macchina di solito non è Bolus ma è Nestor, che è quello magro. Bolus è quello riccio, che poi guida anche all'inizio, quindi allora mi sono sbagliato anch'io, perché mi sembra che all'inizio la guidasse Bolus e invece la guida sempre Nestor. Ecco, qui adesso questa è la parte che tutti hanno sempre criticato, la croce di questo gioco, che è la parte arcade. Allora, qui praticamente si gira per queste stradine, che sono così parallele, insomma, sono girano attorno alla strada grossa, e si incrociano altri motociclisti. E si devono abbattere con questo mini gioco. Ah, qui parte subito e anche qui invece trova padre l'ex capo dei Polket. Ecco, questo è l'ex capo dei Polket, che qui si chiama padre Torsio. Torsio, okay, sì. Perché pensavo fosse padre Torchio invece. Sì, in effetti, guarda, qui questo è probabilmente l'unico dialogo di questa grossa sezione, sì, no? Qui ti spiega un po' quello che devi fare nel modo in cui devi fare. E qui è interessante notare pure, come abbiamo sempre detto finora, la ricercatezza dell'inquadratura, della grafica spettacolare. Qui per esempio l'inquadratura è particolare, vediamo anche loro che si muovono, cioè in un altro gioco magari si sarebbero fermati un attimo, si sarebbero parlati faccia a faccia, qui invece mentre corrono, mentre sono in moto, si vede il vento che sposta i capelli, eccetera. Comunque a me non, io credo, parere personale, non mi è mai piaciuto molto il doppiatore italiano di padre Torsio, lo trovo... Sì, perché non è assolutamente in parte, diciamo. Esatto, tu te lo ricorderai in originale, era tutta altra cosa. Quindi... Più maturo, più vecchio. Sì. Troppo posato anche questo, per cui... Ecco, poi, no, mi piace anche graficamente che questo padre Torsio è praticamente uguale a Ben, solo più vecchio, quindi sembra quasi una versione vecchia di Ben alla fine. Sì. Guardarlo bene è praticamente uguale. In effetti, sai, questa cosa non l'avevo tanto notata, però adesso c'è la barba che copre tutto, però a parte questo. Comunque, volevi anche dire una cosa in merito alla tecnologia che si usa per... Sì, adesso no, l'abbiamo vista appena, casomai cerchiamo un pochino di dirla meglio anche dopo. Comunque qui... è stata usata una tecnologia, un engine che si chiama Insane, è stato credo progettato da Vincent Lee, e il primo gioco che l'ha sviluppato, che l'ha introdotto questo engine, è Rebel Assault, che è un gioco basato sulla serie di Star Wars di, mi sembra, un anno prima o un paio d'anni prima. Comunque niente, va bene, io adesso non entro nel tecnico perché non sarei neanche tanto capace. Comunque sostanzialmente la particolarità di questo engine era quello di comprimere i video in modo tale che potevi dare l'impressione di essere all'interno del video, cioè praticamente sei all'interno di una cutscene, no? E questo significa che l'impatto è molto spettacolare, però a livello di gameplay sei molto molto legato, cioè infatti Rebel Assault è tutto quanto così, cioè tu hai sei all'interno di un film, come ti dico, di Time Crisis, questi giochi qui, no? E, anche di più, e sei all'interno di un film, quindi è molto spettacolare, però non hai proprio capacità di manovra, non muovi veramente l'astronave o insomma hai tanto un'impressione. E qui in questa sezione succede lo stesso in Full Throttle con questa non qui naturalmente, non nel dialogo, ma
Sì, quando si vede lui inquadrato da dietro che gira esatto. per Perché in la effetti strada. lì, no, anche soltanto per girare, noi dobbiamo cliccare col tasto sinistro del mouse, no? Per andare nelle stradine, no? Sì, Però in sì. realtà sì, ci muoviamo un pochino, ma non abbiamo veramente, cioè non muoviamo veramente la moto, la Sì, spostiamo un sì. pochino pochino, ma Ecco qui adesso, in è questo tutto momento. pilotato, vedi, cioè. Ecco, è così, che c'è una sorta di trasparente, un green Sì, screen del videogioco, insomma, esatto. c'è questo filmato e poi c'è ISO E poi davanti. c'è questo Ecco, spritone, sì, in scusa un attimo, effetti. questo è già uno dei cosi. No, Ah questo no, non è no. lui, non Sì, è è lui, uno che gli scusa. somiglia molto perché sono sempre dei Vulture. Però questo è Comunque, comunque utile perché ha la catena, quindi. ecco. Adesso spieghiamo una cosa. Allora, bisogna girare, si incontrano a caso questi tizi e quando si sconfiggono, dandogli a pugni, si trova un'arma che si può usare poi in altri scontri. E la cosa carina è che praticamente è un po' come, cioè questi scontri alla fine sono anche un po' come un enigma, cioè nel senso che alla fine per arrivare alla fine, ecco questo è il tizio Sì, che vi sì, sì, sì. dicevo prima, questo è un tizio che non si può sconfiggere normalmente, come vedrete, o forse non si vede adesso, non lo No, so. adesso qui scappa e c'è anche un errore nel Ah, ok. doppiaggio che non mi è mai piaciuto perché qua dice, dovrebbe dire tata e invece dice tan tan tan, non significa niente. Lo vorrebbe dire guarda qui che Comunque, c'ho, capito? avete Invece. visto che lui è partito in tromba perché c'ha il boost, quindi è uno dei tre oggetti che dobbiamo recuperare, quindi dobbiamo trovare un modo per sconfiggerlo. Quindi capite che questa fase, anche se è così arcade, comunque ha anche una componente, diciamo, strategica, perché bisogna trovare anche la giusta arma da usare per sconfiggere alcuni particolari motociclisti. Sì, è Lui ha. vagamente adventure, è un pochino come accadeva nelle parti, diciamo, più ispirate di Indiana Jones and the Fate of Atlantis, no? Sì, Cioè tu sì. in realtà a cazzotti non facevi quasi mai, però potevi trovare dei modi alternativi o per facilitarti la vita o Sì. comunque per E evitare lo scontro. comunque qui, come vediamo, ci sono vari rappresentanti di varie bande. Qui abbiamo visto due dei Vulture, che è la stessa banda di Maureen. Sì. Questi sono invece i Rot Wheel, che sono uno che abbiamo visto anche all'inizio, nella prima puntata, Sì, uno sono tutti grossissimo. uguali, Sì, proprio sono tutti come uguali, persone, dico, a parte la esatto. moto, cioè cambia un po' uno è calvo, però Sì. cioè, la E poi ci stazza è sono sempre quella. i Cavefish, che vedremo dopo, che sono i più particolari di tutti, che sono quelli di cui dobbiamo anche trovare il nascondiglio, perché sono quelli che hanno in custodia La insomma, hanno rampa, sì. rubato la rampa, quindi noi dobbiamo anche trovare un modo per entrare nel loro nascondiglio. Non Qui tutte le lui. armi sono utili, per esempio il gatto a Sì. nove code è utile, diciamo, puoi finire qualche nemico in modo più veloce, però in realtà non è veramente utile a livello di enigmi, quindi in teoria puoi anche far fuori il nemico con un'altra arma. Che poi la particolarità anche di questa sezione è che qui gli scontri sono random, no? Quindi tu non Sì. sai bene chi affronterai. Ecco, adesso per esempio è uscito di nuovo quello con la catena, che probabilmente, se non erro, l'ha già presa. Ecco, l'ha già presa. Quindi è inutile questo, lo puoi anche buttare giù, ma non serve più a Questa, niente, sì, quindi. ecco, è un ripetitivo. Ed è Sì. questo che magari ha un po' così, ha fatto storcere il naso un po' di gente. Sì. Ecco, questo è un Cavefish. Aspetta, scusami, perché volevo parlare. Questo. E lui ci sta lontano perché evidentemente il Cavefish ha questo meccanismo per il quale se ti avvicini ti fa Eccolo là. cadere. Sì. No, sì, non l'ha usato. Lui è semplicemente caduto perché è andato contro le Sì, rocce. sì, Però se sì, sì. tu ti avvicini loro sparano un getto Di di olio, olio tipo. per terra e cadi. Quindi c'è un modo proprio per affrontarli completamente che bisogna trovare, insomma. Sì, i Cavefish li abbiamo incontrati diciamo, nella Sì. puntata precedente. Sono ispirati anche loro a diciamo, un gruppo, a una razza di guerre stellari, cioè i Sabipodi, i Sì. Tusken Raiders, no? Che hanno Sì, questa ecco. specie di occhialini. Questo è il tizio di prima, ecco che vedete, se abbiamo, se siamo riusciti a sconfiggerlo con la catena, che è l'unica arma con cui possiamo sconfiggerlo, Sì. e abbiamo recuperato il primo oggetto che ci serve, cioè anzi il secondo, il turbo boost, o turbo, Praticamente insomma, manca solo la rampa, che poi è la quella più rampa. laboriosa, se vogliamo, no? Sì. Perché. Comunque stavo dicendo, scusami, no, Sì, scusami, dimmi. volevi dire? No, 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 vai, vai. No, stavo dicendo che questa è una parte che è sempre stata odiata da tutti. Ah, ecco, scusami, vengo interrotto un attimo, perché anche questa è una tizia che può essere sconfitta solo usando il Esatto. fertilizzante, perché ha questa motosega che è l'arma più potente in assoluto, Sì. e quindi adesso lui con questa motosega può sconfiggere chiunque, praticamente è l'arma Sì, segreta con diciamo cui che si poi in può. realtà, ed è qua la trovata Adventure, questa motosega butta giù il Cavefish, ma non permette di prendere gli occhialini, perché Sì. Cavefish, e non credo che qui Andrea lo fa vedere, purtroppo, però praticamente puoi buttare giù il Cavefish, ma il Cavefish attiva l'autodistruzione, quindi si fa E esplodere e non prendi adesso esplode. niente.
Esatto. Quindi non puoi prendere gli occhialini. Quindi la motosega serve per prendere un altro oggetto che poi è cruciale per battere il Killfish, che poi vedremo, insomma. Sì, in ogni caso, ecco, per trovare il nascondiglio dei Killfish dobbiamo prendere appunto gli occhialini dei Killfish, che, come ha detto giustamente Cristiano, non si prendono sconfiggendoli normalmente, ma bisogna fare una cosa particolare. Comunque, stavo dicendo, se non mi vengo interrotto un'altra volta, sì, che questa è una pagina. È un po' rapida questa parte. Un po' odiata un po' da tutti, proprio perché ha questa componente arcade che a un certo punto diventa un po' tediosa, anche perché quando tu non capisci cosa devi fare per andare avanti, insomma, continui a fare questi scontri e a un certo punto ti rompi un po' le scatole perché. Sì, anche perché era abbastanza, diciamo, peculiare il fatto che in un gioco Lucas ci fosse una sezione proprio dedicata alle scazzottate. Cioè, è chiaro, sì, nei giochi più antiquati, tipo Last Crusade, ce n'erano a vagonata, c'era la sezione del castello, cioè i caselli, no? Però c'è proprio nelle versioni più moderne si era sempre cercato di evitare questa cosa, no? Invece qui c'è proprio una parte dedicata alle mazzate. Ecco, questo per esempio è il nemico cruciale, quello a cui bisogna prendere l'asse di legno, che è indispensabile contro il Killfish. Però va ucciso, va preso, cioè no, ucciso forse no, va buttato giù solo ed esclusivamente con la motosega, altrimenti non va giù, c'è niente, ecco, da fare. Qui ad esempio lui, questo è l'unici due modi con cui possiamo sconfiggere il Killfish, appunto con la motosega e con la sbarra di legno. Lui adesso sta tentando di... Ah, cambiato. Ha fatto ESC, sì, facendo ESC eviti lo scontro proprio. Sai, un'altra cosa che ho notato è che lo Scam VM, che probabilmente si adatta molto bene al linguaggio Scam, perché no, altrimenti non si chiamerebbe così, sì, ha delle difficoltà quando i giochi della Lucas, o anche non della Lucas, hanno delle variazioni. Per esempio, nelle sezioni più arcade qui, dal punto di vista anche musicale, ci sono delle indecisioni, delle musiche che partono in ritardo, dei suoni strani, sembrano un po' dei glitch per particolari. Secondo me qui è perché l'emulazione non ha funzionato al 100%, questo sul nativo DOS funzionava meglio. Infatti guarda, qui pure con il labiale ci sono dei problemi qui, sì, certe volte. Quindi... magari se lo fai partire col DOSBox forse più... No, forse sì, forse c'è meglio. Questo problema, bisogna provare. Poi qui c'è sempre... La motosega, Sì, no, dicevo, c'è sempre quel solito antico problema del fatto che questo gioco era... perde un po' sui PC moderni perché sono troppo veloci, ed essendo molto basato sul ritmo, sull'inquadratura, sulla musica che viene sincronizzata nelle immagini e tutto quanto, se va troppo veloce il caricamento, diciamo, è come se sentissi il brano tronco, capito? Il brano sì, tagliato. Sì, eccolo là, questo è ancora quello del Gatta 9 Code, quindi è inutile, per sì, cui completamente potrebbe inutile. Potrebbe anche saltarlo, potrebbe. Probabilmente lo farà. Però vedete, con la motosega lo sconfigge con un colpo solo, quindi quella è... Sì, ma qui infatti il difficile era capire che l'arma più potente non è poi quella che ti serve, perché ti serve una quella lì. Beh, c'è sempre la componente, avventura, l'enigma, c'è anche qui, ecco. È un pochino tirata, a dire il vero, perché comunque come fai a dire che l'asse di legno fa saltare fuori il Killfish un po' lontano infatti, dalla moto? Certo. Infatti io volevo anche raccontare questa cosa, io ce l'ho fatta, ma per puro culo, cioè nel senso certo, che io per disperazione iniziavo a provare tutte le armi per sbaglio, sì, a un certo sì, punto sì, ho provato per sbaglio l'asse di legno col Killfish e ho recuperato gli occhialini. Perché lui praticamente quando dà il colpo con l'asse di legno inforca in un certo senso gli occhialini del Killfish e quindi se li porta a casa prima che il Killfish esploda. Sì, fra l'altro mi sembra che... Però il problema è che non c'è nulla nel gioco che ti segnala questa cosa qui, cioè è una cosa che scopri quasi per caso, quindi non c'è qualcosa che ti dà... ti fa capire che puoi usarla in questa maniera. Ma guarda, io l'avevo addirittura interpretata in modo diverso, cioè che lui con l'asse di legno facesse cadere il Killfish più lontano dalla moto, cioè perché lui cadeva prima, insomma andava prima a cadere la moto e poi lui, quindi stavano distanti e lui non attivava l'autodistruzione e lo poteva andare a prendere gli occhialini. Adesso non so se l'inforca proprio, però mo vediamo. Ma io ho sempre avuto l'impressione che lui l'inforcasse, poi può essere che sia una cosa mia. perché questo conferma che non è tanto chiara questa sì, parte, sì, è un enigma certo, un po'. Beh, anche per questo sono, se vogliamo, anche quella del turbo di usare la catena per buttare giù
Il nemico invece, quando potevi anche usare un'altra arma, è un po' tirata via perché non c'è un indizio per questa cosa qui. Sì, quindi... non c'è un indizio. Cioè, tu quando usi la catena sul tipo lo pigli per il collo e quindi sì, prendo quello collo lo tiri giù però dalla è moto. proprio Però a tentativi, cioè non è che sì, ecco, infatti, però c'è un non è che prima lo ragionamento. sai, cioè lo sai solo quando lo provi. Ecco, adesso qui lui se riesce a prendere, deve stare attento a non avvicinarsi troppo perché Sì. appena si avvicina, adesso vedi, pom. Forse hai ragione tu. Sì, è come se Perché gli ha dato il cadesse. colpo e lui Sì. cadesse. È caduto in modo diverso, sì. È caduto in modo diverso. Adesso praticamente c'è un'altra sezione. Adesso lui può attivare gli occhialini dei Keyfish. E adesso ha questa visuale. E noi praticamente giriamo a random finché non gli occhialini non ci segnalano l'entrata segreta. Qui è interessante perché vediamo anche questi sensori al centro più luminosi, più illuminati, no? E Sì. questa è una cosa che aiuta poi a capire l'enigma, l'enigma ci sarà fra poco, Sì. e conferma anche quello che era stato detto da Padre Torsio, cioè che non so se poi avete seguito, ma comunque veniva detto che loro sono come fossero ciechi perché non sono abituati al sole, e quindi usano questi occhialini che aiutano a orientarsi attraverso questi sensori al centro della strada. Quindi loro in effetti, grazie a questi occhialini, a questi sensori, riescono a vedere, e quindi senza i sensori a terra non vedono. E questo è utile Sì. per quello che accadrà dopo, Che accade diciamo. dopo, che è un altro enigma un po' così discutibile, Sì, diciamo, ma infatti poi non dopo proprio perfetto. volevo fare una critica anche su questo. Ma anche sta cosa, Sì, dimmi, è scusa. un pochino, vedi, stiamo cominciando a criticare il gioco perché Beh, questa è una certo, sezione questa. non molto riuscita, quindi Ecco, qui oggettivamente. lui si è anche sbagliato perché Sì. evidentemente pensava di aver trovato l'ingresso della grotta, invece non l'ha trovato. Perché era, Perché? ecco, è molto vicino, cioè è molto vicino Sì. a un'altra uscita, per cui devi avere Sì. un po' di fortuna pure. Sì, oltretutto è anche tedioso, cioè nel senso che tu devi stare qui diverso tempo a girare e trovare sta Sì, grotta esatto. e non è che hai un controllo, cioè non è che ci arrivi subito, devi aspettare di arrivare al momento giusto, quindi è anche un po' noiosa come cosa, diciamo. Poi è anche in Un modo un po' po'... scorretto, attaccata a un'uscita, per cui è difficile anche Sì. individuarla, sì. Ma secondo me è anche un po' old school sta cosa, cioè nel senso che nei giochi anni 80, sono cose un po' da giochi anni 80 queste, cioè giochi dove nessuno ti spiega Sì, niente, tu sì, devi sì. andare a trovare le cose da solo, senza Però nessun sai, finora aiuto. Full Throttle era un po' impostato per essere estremamente, sai, user friendly, un po' così, quindi questo cambio un po' di registro stona un po'. Ecco, questa è un'illusione ottica, per esempio, è simpatica questa trovata, cioè è come se ci fosse un'illusione ottica, sai, come Indiana Jones dell'Ultima Crociata, no? Che c'è Sì. il ponte sospeso e lui se lo guarda davanti non lo vede, se lo guarda in modo obliquo lo vede. E qui Sì. penso che il nascondiglio dei Keyfish è fatto in questo modo, cioè sembra che ci sia un masso, ma in realtà non c'è niente, quindi... Comunque bella anche l'ambientazione del Keyfish, della cosa dei Keyfish. Ah, ecco, qui volevo dire una cosa. Hai notato che Dimmi. quando Ben smonta dalla moto, il colore dello sprite cambia completamente. Vero. Cioè, no, perché questo è, credo e non vorrei sbagliarmi, che sia il motivo perché in realtà quando Ben sale sulla moto è tutto in 3D, cioè sia lui sia la moto. Ah, sì. Mentre invece poi quando va giù, diciamo, quando smonta, è uno sprite. Torna a Quindi essere uno sì, sprite. potrà essere uno sprite. Quindi qui c'è stato evidentemente qualche sbaglio nell'illuminazione. Quindi vedi, adesso che si siede cambia completamente. Cambia Diventa in colore. 3D. Diventa in 3D. Diventa in 3D, sì. Esatto. Quindi questo stacco in realtà c'è in tutte le volte in cui sale e scende dalla moto. Soltanto che soltanto qui si vede bene. Nelle altre parti è abbastanza così. Ecco, questo c'è l'enigma che dicevamo prima, un po' discutibile, cioè nel senso che qui praticamente noi dobbiamo prendere la rampa e far saltare via quei sensori che sono sulla strada. Sì, qui l'indizio Però... c'era quando l'ha raccolta all'inizio che ha fatto saltare un sensore involontariamente, si è visto che salta nella Sì. Ecco, location precedente, però è... quindi loro praticamente l'ascensore va fuori e loro non vedono e si schiantano e vanno fuori. Sì, Perché se noi proviamo ad andare via così, come con la rampa, insomma... Ci arrivano e ci bloccano, ecco. È un po' tirato anche questo perché non c'è l'indizio, a parte questo sensore che salta quando la raccogli la prima volta la Sì. rampa. Fra l'altro mi ha ricordato anche l'enigma precedente della torre della benzina, sai, quella lì, Sì. che è praticamente un oggetto cruciale per risolvere l'enigma, non è segnalato. Infatti qui i sensori non sono segnalati, quindi non Sì. Sì, non è. essendo segnalati i sensori non sai che poi sono importanti per risolvere l'enigma, quindi Sì. devi andare un po' a caso. Fra Sì, l'altro infatti tu... Sì, dimmi.
No, dico, te alla fine fai, infatti fai, dai il comando USA sulla rampa, che cosa Sì, vuol dire? sì, Cioè, è sì. una cosa molto generica, cioè che vuol Ma dire infatti, sì, infatti niente. generalmente sarebbe stato più ovvio fare USA rampa casomai con sensori, però visto che i sensori non ci sono, si deve fare questa cosa. No, è un po' anche questa risolta un po' a caso, diciamo la verità. Comunque adesso ha tutti e tre gli oggetti, non pensavo che fosse così pregna questa parte, pensavo avessimo più fiato fra... No, invece sì, alla fine le cose da dire sono. Infatti qui ci sta dando un po' di tempo Sì. perché. Comunque, ecco, sta montando l'elevatore, praticamente qui la sezione è finita e fa questo salto iper spettacolare. Siamo anche addirittura del finale dell'episodio, del nostro episodio. Adesso ci godiamo questa mega, ecco, questo è bellissimo, questa mega rincorsa Sì. per tutta la strada, E no? beh, quando c'è il turbo te lo puoi Con questa permettere. musica super metal fantastica. Lui usa il turbo prima, stessa Sì. inquadratura di prima con. È davvero bella questa sequenza perché Sì. usa tutti e tre gli oggetti, sì, li vedi proprio usare, capito? Sì. Cioè, E qui vedi. lui si salva volando in un certo senso, si Sì, capisce appena bene appena, sì. come. Vedi usare tutte e tre le cose che hai recuperato in una sola sequenza, cioè come se dessi un senso a tutto quello che hai fatto in modo visivo, no? Cioè, lo Sì. vedi in modo concreto. E ancora un'altra volta questa ripresa che è stata riciclata 20 volte, Riciclone. qui addirittura diventa tramonto. E Sì. qui entriamo nell'ultima sezione, giga sezione del gioco, se vogliamo, che è la fabbrica di Corley. Sì, la fabbrica di Corley e anche poi vedremo anche il covo dei Keyfish. No, dei Keyfish, scusami, dei Vulture, insomma, però Sì, questo lo vedremo avanti. poi... Va bene, noi Certo. adesso ci fermiamo qui e la storia ovviamente continua nel prossimo episodio, che per noi sarà l'episodio 5. Sì, E... siamo vicino alla fine, ce ne vogliono due o Sì, tre ancora episodi non... più o meno. No, cioè, beh, c'è ancora un po', dai, ancora c'è qualcosa. Comunque adesso... Vediamo, prossimo episodio comunque continuiamo la storia di Ben e vediamo di, insomma, continuare a fare questo commento analitico in modo che possa interessarvi. Va bene ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao, ciao a tutti, ciao! ciao ciao.